Cari telespettatori di Faro TV, oggi siamo a Cartoceto per un appuntamento speciale. Sì, perché i primi due sabati del mese si svolge in piazza Garibaldi a Cartoceto il mercato contadino, dove circa una decina di produttori agricoli espongono i loro prodotti e tutti da acquistare e tutti da assaggiare. Allora andiamo ad incontrarli, andiamo a conoscere chi sono gli organizzatori di questo appuntamento. Seguitemi. Oggi siamo in compagnia del presidente di Slow Food Marche. La prima volta che partecipate qua nella zona di Cartoceto? Sì, siamo stati contattati dalla Proloco che organizza questo mercato. Per noi il mercato è sicuramente uno strumento utile e interessante per mettere in connessione sia i produttori che i consumatori e per appunto far conoscere ai consumatori quali sono, effettivamente far vedere in faccia quali sono le persone che producono all'interno di questo territorio. Quindi ecco, per noi è sicuramente un elemento centrale quello del rapporto tra i produttori e i consumatori. Quali sono i mercati che realizzate oltre Cartoceto? Ma attualmente nelle Marche c'è il mercato di Ancona e poi ovviamente abbiamo, questi sono i mercati della terra che sono, diciamo, il progetto di Slow Food, quello che speriamo di poter raggiungere anche con questo mercato di Cartoceto. Però in realtà seguiamo tutta una serie di mercati contadini, che sono quei mercati a cui partecipano appunto direttamente i produttori vendendo i prodotti del territorio di riferimento. E quelli son tanti, ce ne sono tanti nelle Marche, tra cui appunto anche a Cagli facciamo qualcosa, ma anche nelle Marche del Sud. Quindi da questo punto di vista credo che ci sia già un'esperienza che ci consente di poter portare appunto quello che abbiamo fatto da altre parti anche in questo territorio. Ecco, da cosa nasce cosa, quindi sicuramente collaborerete anche in futuro. Sì, questo sicuramente. Ringrazio ovviamente in questo caso la Proloco, ma anche Vittorio Beltrami che ci ha contattato e ci ha voluto qui presenti. Sicuramente cercheremo di mettere a disposizione la nostra rete, che è quella di Slow Food, per divulgare e promuovere i produttori di questo territorio. Vittorio, come nasce l'idea del mercato contadino? All'interno della Proloco io mi sono battuto molto per far partire all'interno della piazza di Cartoceto, per ridargli vita, un mercato di prodotti agricoli. Io ritengo che non basta solo la mostra mercato dell'olio d'oliva. Quanto io feci assieme a un altro personaggio, che è Giuliano Grossi, che non c'è più e lo ricordo con piacere, la mostra mercato, tutti mi davano del pazzo. Abbiamo lavorato molto. Ci siamo riusciti fino ad arrivare alla DOP e quant'altro. Però questo non basta, perché i contadini hanno bisogno di tutti i giorni quell'acqua, quella goccia che tutti i giorni è. E abbiamo deciso di fare il mercato contadino. 10 o 12 aziende, 15, 16, perché il mercato contadino ha una caratteristica. Come vede, non ci sono nessuno all'infuori di quelli che sono i produttori agricoli. Nasce perché vorremmo portare nella piazza la cultura contadina, che non è una cultura dell'impresa agricola. L'impresa agricola sono quelli che hanno grandi interessi. Noi siamo della gente che fa cultura nel mondo agricolo, che vuol riportare in auge la conoscenza della verità. Quanto è importante creare un rapporto di fiducia tra l'agricoltore e il consumatore? È la prima cosa, è quello per quello che noi ci battiamo. Io e Francesco Baldarelli, di cui lo conosco di quanto andavamo a scuola, portiamo avanti con grande forza. Noi abbiamo fatto delle iniziative qui anche culturali. E poi è arrivato questo, la Slow Food, il presidente regionale, l'avvocato, che ci sta dando una mano, una grande mano. Per me siamo una bella squadra e sono orgoglioso. Possiamo dire che a Cartoceto c'è proprio un senso di comunità locale? C'è. Ma noi la vogliamo ancora far vivere di più. La bellezza di Fano è nell'entroterra, perché nell'entroterra c'è la forza di Fano. Come dice Vittorio Beltrami, è talmente importante far rivivere l'entroterra che lei ha scritto che cosa? Ma io, quando abbiamo inaugurato il mercato contadino, ho pensato che serviva una cornice ideale di valori e di identità per dare, diciamo, valore
a questa esposizione di prodotti agricoli. E il mondo agricolo si è perso nel tempo, i processi consumistici hanno un po' reso arido l'identità dell'agricoltura e soprattutto la logica del mercato, dello scambio, della conoscenza reciproca non c'è più. Noi dovevamo recuperare questa dimensione, quindi recuperare la dimensione della comunità e recuperare anche la dimensione della produzione conosciuta. Quindi abbiamo pensato che fare questo mercato significava anche portare la biodiversità del territorio, quindi portare i prodotti stagionali, portare le pesche, portare i fichi, portare tutto quello che il territorio produce, compreso anche l'olio DOP di Cartoceto, che è un olio eccezionale, una DOP naturalmente importante, ma ragionare anche per evitare, insomma, questo fenomeno di gigantismo che sta avanzando nell'agricoltura, cioè l'agricoltura sempre più con i grandi trattori, l'agricoltura che impatta con l'ambiente, l'agricoltura che non tiene conto che bisogna ridurre le emissioni di CO2. Noi dobbiamo lavorare su questo e in qualche modo rappresentiamo un pensiero, un'identità che è fatta di donne e uomini che vogliono recuperare l'equilibrio anche con l'ambiente, ma anche con gli animali, con le specie selvatiche, con il patrimonio naturalmente delle piante, con la biodiversità esistente. Quindi questo scritto è un po' un manifesto, tra virgolette, che abbiamo condiviso nel fare questo mercato, perché non si fanno le cose solo per vendere, si fanno le cose se c'è un pensiero dietro, se c'è un'azione, se c'è una profondità. E abbiamo condiviso prima questo manifesto, poi abbiamo fatto il mercato, quindi siamo sicuri che chi viene qua almeno ha delle ragioni profonde. E qui ci sono non solamente gli agricoltori, ci sono anche coloro che sono i nuovi cittadini di Cartoceto, le ragazze, i signori, gli olandesi, i tedeschi, che convivono con noi questa realtà. Quindi in qualche modo è una sperimentazione anche di nuova cittadinanza legata all'ambiente, legata ai prodotti agricoli. Sono anche imprenditori agricoli, anche loro, che producono come noi e fanno del loro meglio. Ecco, per chi volesse venire a Cartoceto, vogliamo ricordare in che orari e quando vi può trovare? Dunque, il mercato contadino è il primo e secondo sabato di ogni mese e ci può trovare dalle 16:30 in poi, quindi noi siamo qui, facciamo il nostro meglio e soprattutto cerchiamo di dare un prodotto, una capacità di aggregazione sana in questo territorio. Sindaco, voi come amministrazione comunale sostenete il mercato contadino? Ma noi come amministrazione comunale sosteniamo il mercato contadino e sosteniamo ovviamente tutte quelle che sono le iniziative che nel nostro territorio guardano con tanta attenzione alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Questo è un territorio tra i tanti della provincia di Pesaro Urbino, tra i tanti marchigiani che esprime una di queste eccellenze, la ricordiamo ovviamente quella più importante di tutte, cioè la DOP Cartoceto, unica DOP olearia in tutta la regione Marche, ma abbiamo la fortuna di poter esprimere tante altre eccellenze, tante altre rappresentanze, diciamo così, della nostra forte identità, nella nostra biodiversità, e questo ovviamente è un momento in cui i produttori, gli agricoltori, con quella che è la loro conoscenza, esperienza e direi anche sapienza, mettono a frutto la loro passione, e quella che ovviamente poi da passione rappresenta anche la loro attività. È chiaro che come amministrazione questa cosa ci fa particolarmente piacere, diamo quello che è già il supporto necessario per poter far sì che questa iniziativa possa proseguire. Siamo anche fortemente convinti che meriti un ulteriore sviluppo, un ulteriore potenziamento, e cercheremo di lavorarci sia assieme alla frazione di Lucrezia, ma soprattutto, qualora anche dovessero emergere iniziative analoghe nel resto del territorio provinciale, credo che l'auspicio possa essere anche quello di inserirle in rete all'interno di un contenitore più ampio. Filippo ed Hector, voi 7 anni fa avete deciso di intraprendere questa attività. Sì, esatto, abbiamo aperto questa azienda agricola, facciamo ortaggi e frutta e miele, e l'abbiamo voluta aprire perché per rallentare un po' la vita frenetica e cercare la pace in mezzo alla natura. Tu invece?
Io facevo il parrucchiere, anche io sinceramente volevo una vita un pochino più tranquilla, un pochino più pacata, e diciamo che la natura aiuta tanto anche per una questione proprio di calma, nel crescere le cose, coltivarle, quindi ci sta meglio. A che ora inizia la tua giornata? Dipende, tipo d'estate incomincia anche alle 5 e mezza, perché poi diventa molto molto caldo e quindi bisogna anticipare l'alzata, diciamo, però dopo d'inverno è un pochino più tranquillo. Che cosa vediamo sul vostro banco? Abbiamo pesche, i meloni, i pomodori, le zucchine e tra poco arriveranno anche le melanzane e i peperoni, che sono un po' in ritardo quest'anno. Paolo, tanti prodotti di qualità nel suo stand, che cosa vediamo in particolare? Allora, vediamo le verdure di stagione, anche perché con il discorso del bio e chilometro zero abbiamo solo prodotti di stagione. E abbiamo alcuni trasformati per mantenere durante l'anno. Quanto è importante il rapporto qualità-prezzo per un consumatore che viene ad acquistare? Beh, è molto importante, qualità-prezzo, diciamo, costa qualcosina di più, però la qualità è ottima e i prodotti sono sani. Allora invitiamo tutti gli ascoltatori a venire al mercato di Cartoceto. Sì, devono venire numerosi, che sono tutti produttori e trovano prodotti eccellenti. Sul suo stand troviamo anche diversi tipi di olio, quanti ne abbiamo? Allora, qui diciamo tre tipi di olio. Questo è il DOP Cartoceto, diciamo il classico, che è un blend, quindi lecino, ragiole e frantoio. Poi faccio un monovarietale di ragiola e poi ho un altro tipo di olio che è il tufo. E la caratteristica di questo olio è che il terreno è proprio pietra, tufaceo, per cui dà un sapore, una caratteristica unica all'olio. Possiamo già fare un pronostico per la prossima stagione dell'olio? Allora, diciamo, gli olivi hanno fiorito alla grande, dopo c'è stata una buona cascola, per cui io penso che sia un anno, non dico buonissimo, però una buona media, via, una buona media, sicuramente migliore dell'anno scorso. Francesco Baldarelli, sulla nostra tavola, sul nostro stand non può mancare il pane, perché il pane è tradizione ma anche salute e cultura. Sì, soprattutto se viene fatto naturalmente biologico, con farina biologica e da semi autoprodotti. Questo è un pane fatto di grano tenero con semi autoprodotti biologici, sono 4-5 volte che riproduciamo gli stessi semi, lo cuociamo nel forno a legna, lo facciamo con il lievito madre che facciamo noi, rinfreschiamo almeno una volta alla settimana, ci mettiamo l'olio di Cartoceto, una parte di olio, poi c'è qualche piccolo segreto, comunque un pane viene molto bene e fra l'altro è diventata una bella tradizione in questo mercato. Ed è tutto da assaggiare? Sì, sì, la gente lo compra, quindi mi fa piacere. Patrizia, lei da un anno a questa parte, i primi due sabati del mese viene sempre a questo mercato come volontaria. Come volontaria, anche perché ho lavorato in questo settore, quindi mi piace rivedere i miei clienti, gente nuova, e poi si fa comunità, diciamo, è un piccolo paese, quindi proviamo a fare un mercatino e proviamo ad attirare gente da fuori, gente nuova. Gianluca Fraternali, lei ha realizzato oggi dei piatti esclusivamente con prodotti biologici. Quali sono? Allora, io presento oggi al mercatino antico di Cartoceto due piatti fatti con la tradizione e l'innovazione. La tradizione è un passatello classico marchigiano con piselli, pancetta e tartufo nero estivo, tutto condito con dell'olio di DOP di Cartoceto. È un gelato con olio DOP di Cartoceto e latte crudo di capra. Questi sono alcuni dei piatti che presento nella mia locanda, ma altri piatti in collaborazione con i ragazzi, i contadini e tutti i produttori di Cartoceto, altri piatti
per dare qualità e tipicità del posto di Cartoceto. Noi siamo giunti al termine di questa speciale, non mi rimane altro che darvi appuntamento qui a Cartoceto in piazza Garibaldi i primi due sabati del mese. E allora buona serata, buona continuazione con i programmi di Fano TV e facciamo un brindisi a Cartoceto. Cin cin! Grazie, grazie a tutti.